Professore Lucarelli, siamo ancora agli inizi di novembre, ma Natale non è lontano. Si è già attivata l'amministrazione comunale per organizzare le iniziative di questo periodo? Ma sì, innanzitutto come tutti gli anni l'organizzazione del Natale inizia sempre nei mesi di luglio-agosto, quindi sono già 3 mesi che stiamo pensando ovviamente alle manifestazioni natalizie e in questi giorni è proprio uscita una manifestazione di interesse aperta agli enti del terzo settore, anzi chi vuole può sicuramente entrare nell'albo pretorio e vederne le caratteristiche per capire, visto che il Natale è una manifestazione dell'amministrazione comunale, di tutta la città, però ovviamente abbiamo bisogno di un braccio operativo, di qualcuno che ci dia il pieno supporto ad organizzare un mese di eventi che non sono affatto semplici, perché appunto devono strutturare una città e nella manifestazione di interesse abbiamo già inserito i punti fondamentali che intendiamo portare avanti, ovviamente come sempre il grande albero che sarà in piazza 20 settembre, un'illuminazione diffusa che tra l'altro sarà più importante rispetto a quella dell'anno scorso, non mancherà ovviamente il mercatino di Natale al Pincio, che ormai è 3 anni che realizziamo lì e in un luogo veramente fantastico della nostra città, sempre con le casette in legno. Non mancheranno gli eventi in piazza 20 settembre, perché l'intenzione è proprio quella di arricchire diversi punti della città e far sì che le persone conoscano tutta la bellezza del nostro centro storico e siano accompagnati da quelli che sono gli allestimenti natalizi. E entro quando dovrà essere il termine per la consegna di questi progetti? C'è già il macro progetto dell'amministrazione comunale, quindi bisogna seguire quello, ma chiediamo anche di inserire qualche novità positiva, qualche idea positiva, perché vogliamo sempre far crescere questa aspettativa di un Natale che deve accompagnare anche quello che è il Natale della provincia. Ma negli ultimi anni, anche grazie a questa via dei presepi, che anche quest'anno sarà un progetto primario del Natale, che comprenderà anche il presepe dei maestri carristi, che sarà al Pincio, che comprenderà anche una novità che presenteremo a giorni, che guarda sempre i presepi, un modo per veramente far girare tutta la città e far conoscere tutte le nostre bellezze. E la data invece di risposta al bando? La data di risposta al bando fine settimana, quindi le associazioni del terzo settore che vogliono partecipare possono presentare un progettino e inviarlo entro la fine di questa settimana. Basta entrare nell'albo pretorio del Comune di Fano. La data dell'inizio del Natale sarà 26 novembre, che è il giorno dell'inaugurazione. I mercatini apriranno il 25, il giorno dell'inaugurazione, dell'accensione del grande albero e dell'accensione delle illuminazioni natalizie sarà il 26 di novembre alle 18 circa, anzi invitiamo tutta la cittadinanza a prepararsi, per quel giorno, il 26 novembre, ci sarà questa magica suggestione dell'accensione dell'albero di Natale.